Allora, Roberto Andaloro è il coordinatore, è un assistente sociale, come lo sono io, ma è coordinatore tecnico-metodologico del servizio sociale professionale territoriale del Municipio 5. Lui ha sempre, negli ultimi anni, lavorato, proviene da un'altra zona, ha lavorato per molti anni al Municipio 8, poi è stato trasferito, per nostra fortuna, al Municipio 5, e fino a novembre 2020 faceva l'assistente sociale. Da novembre è diventato coordinatore tecnico-metodologico e quindi lavoriamo fianco a fianco nella Va gestione, appunto, bene, del quindi siamo servizio stati sociale. fortunati e quindi il municipio 8, poverino, si trova in... Oh, beh, il Municipio 8 ha sicuramente altro bottone, ci sono colleghi assolutamente altrettanto validi. Va bene, grazie Mariangela. Niente, grazie a voi. Sono riuscito a condividere? Sì. Perfetto. Allora, intanto un saluto a tutti i presenti. Mi è stato dato questa possibilità di presentare sì il nostro servizio, ma come avete introdotto precedentemente, vado a rappresentare, a spiegare quello che un po' fanno tutti i servizi sociali, professionali, territoriali che sono dislocati nei 9 municipi del Comune di Milano. A fare questa presentazione per fare poi l'affondo su un po' sul tema che ci siamo dati, che vi siete dati su questa giornata, sui cittadini fragili che vivono delle situazioni di vulnerabilità sociale, parliamo così, dovute a vari fattori, come la mancanza di reti sociali, di reti familiari, problemi sicuramente economici, per ultimo, ma non per ultimo, anzi, l'affondo è proprio su questo aspetto qua, per problematiche di natura abitativa. Mi permetto quindi di iniziare a descrivere quello che è il ruolo del servizio sociale professionale territoriale all'interno dei 9 municipi si rivolge a tutta la cittadinanza, residente e non, per offrire appunto uno spazio di incontro e supporto rispetto a delle situazioni di criticità che si presentano nel corso della loro vita. Il cittadino appunto può rivolgersi in qualsiasi momento, accedendo liberamente alle varie sedi dei municipi. Io rappresento la sede di Viale Tibaldi, qui al quinto piano. Appunto, il cittadino può rivolgersi direttamente prendendo contatti con i servizi sociali, e nella fattispecie con il nostro Municipio 5, quando si trova di fronte a un momento di criticità della propria vita, e insieme agli operatori presenti all'interno di ogni servizio sociale può trovare ascolto e capire se si possono attivare degli interventi per migliorare la situazione di criticità che sta vivendo. Il Comune di Milano, appunto, attraverso l'area della territorialità, risponde a varie esigenze, sia educative che di accompagnamento professionale, con diversi servizi e interventi che possono essere attivati con la persona per risolvere una specifica problematicità. I servizi sociali si dividono in due categorie. Abbiamo i servizi sociali di primo livello e servizi sociali di secondo livello. In linea di massima, il primo livello interviene in situazioni di accesso spontaneo dei cittadini che si rivolgono appunto spontaneamente ai nostri uffici e interviene a supporto di tutte le persone o famiglie, sottolineo anche stranieri non residenti,
con minori, anziani, adulti e disabili. Il secondo livello invece interviene in situazioni di nuclei familiari dove c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Offriamo innanzitutto ascolto, accoglienza, informazioni, orientamento. Accompagniamo le persone all'utilizzo di tutte le risorse che sono presenti nel territorio, ma non nello specifico del Municipio 5, ma in tutto il territorio della città di Milano. E insieme alla persona cerchiamo di costruire un progetto di intervento. Progetto di intervento che poi avrà un momento di monitoraggio, di verifica e di conclusione. Mi permetto di fare un affondo su quello che ci dice il titolo 2 del codice deontologico dell'assistente sociale. Cito testualmente: l'assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali. Ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendo nell'uso delle risorse proprie e della società per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione. L'assistente sociale nell'esercizio della professione previene e contrasta tutte le forme di violenza e discriminazione. In questi anni il Comune di Milano da circa 10 anni, forse questo è l'undicesimo anno, riprendendo quelle che sono un po' le linee guida dettate dal Ministero, ha sperimentato un metodo di lavoro con le famiglie, ma non solo con le famiglie con minori, ma con tutti i soggetti fragili, che si basa sul programma Pippi, quindi un intervento per bambini, famiglie, ma anche singoli, in situazioni di vulnerabilità. Attraverso questa sperimentazione ci si è resi conto che un intervento intensivo che promuove la partecipazione della persona nella progettazione dell'intervento e che comprende interventi sia di tipo formale, cioè attivati direttamente dall'ente locale, dal comune di Milano nella fattispecie, ma anche informale, cioè attingendo a tutte le risorse del terzo settore e del territorio. E se questo intervento è intensivo, quindi condiviso e coinvolge tutte queste risorse, limitato naturalmente nel tempo, dà maggiori risultati rispetto ad altre forme di processi, di lavoro, di metodologia. Proprio per questo, a breve, questo tipo di intervento intensivo e partecipativo che coinvolge la persona entrerà nei livelli essenziali di assistenza. Ci siamo resi conto che la condivisione del progetto della persona nel processo di aiuto è fondamentale. Non è un intervento che deve essere calato dall'alto, ma deve essere un intervento appunto partecipato e che coinvolga, perché da soli non ce la possiamo fare, tutte le forze del terzo settore presenti nel territorio. Per un po' descrivere brevemente come avviene l'intervento con la persona, possiamo suddividerla in diversi momenti che partono dal primo accesso che la persona fa quando si rivolge al nostro servizio fino alla conclusione dell'intervento. L'accoglienza è un momento fondamentale. Questa viene svolta principalmente dalla nostra segreteria, dal nostro personale amministrativo, che deve accogliere, ascoltare la persona e renderla consapevole e cercare di capire con l'aiuto della persona il motivo per cui questa si rivolge al servizio, cercare di capire e di decodificare il problema che presenta il servizio. L'accoglienza rappresenta la base
per iniziare un processo di aiuto. Per cui in questi anni il Comune di Milano ha lavorato tanto su questo momento, che l'accoglienza, il primo accesso dei cittadini, andando a strutturare proprio un organigramma che consente a tutte le persone presenti nel nostro territorio di accedere liberamente ai servizi territoriali del Comune di Milano. Quindi a livello di primo accesso, già il nostro personale amministrativo, oltre a offrire ascolto, può dare informazioni sul servizio, cioè su quello che noi riusciamo a fare, ad attivare, sulla tempistica, ma laddove la persona ha bisogno anche di altro, può ricevere orientamento per l'accesso ad altri servizi specialistici del territorio. E quando capiamo che dobbiamo attivare un intervento necessariamente attraverso il nostro servizio, il personale amministrativo fissa subito un appuntamento con un assistente sociale. Devo dire che da quando sono nel Municipio 5 riusciamo in brevissimo tempo ad accogliere una persona, ad ascoltarla e immediatamente a fissare un appuntamento di approfondimento con l'assistente sociale. Il sistema che è stato creato ha permesso di abbattere i tempi di attesa del cittadino, e nel giro di qualche giorno, veramente lo dico non perché faccio parte di questo servizio, ma questo avviene in tutta la città di Milano. Il cittadino viene ascoltato e poi preso in carico da un assistente sociale. Il primo colloquio è dedicato all'ascolto e alla comprensione del problema. Dall'ascolto e dalla individuazione del problema, poi seguiranno altri momenti di approfondimento che l'assistente sociale programmerà con la persona per costruire un'ipotesi progettuale. Attraverso il dialogo, appunto, la riflessione e gli strumenti tipici della nostra professione, possiamo costruire un progetto di intervento con la persona per capire quali sono le sue risorse, ma allo stesso tempo la fragilità che ci presenta. Gli operatori e la persona quindi condividono, come ho detto precedentemente, questo percorso che vogliono attuare insieme per superare le difficoltà. Quindi vengono individuate le azioni da compiere, vengono individuati anche gli strumenti da mettere in campo, gli interventi da attivare, le responsabilità, chi fa cosa, perché le responsabilità non sono solo dell'assistente sociale, ma sono anche della persona che va responsabilizzata e aiutata a compiere determinate azioni che servono a risolvere la propria problematica. Naturalmente vengono stabiliti in linea generale dei tempi di intervento per non cronicizzare il problema. Successivamente, appunto, l'assistente sociale effettuerà dei colloqui di monitoraggio per capire, appunto, se gli esiti degli interventi di sostegno posti in essere con gli interessati sono sufficienti oppure va rimodulato il progetto di intervento con la persona. E si definiscono in questi casi nuovi obiettivi, piccoli obiettivi, ma sempre condivisi con la persona. Al termine dell'intervento si valuta insieme se sono stati raggiunti gli obiettivi e se la persona ha superato il momento di criticità e di bisogno, si conclude l'azione sempre accompagnandola, sempre mostrando disponibilità alla persona. Per un successivo intervento, ma ci si augura che il problema per cui si è rivolto al servizio sia stato superato. L'affondo adesso che voglio fare è sul lavoro di rete. Ci siamo resi conto che in tutti questi anni i cambiamenti in atto della società, la grave crisi economica, la pandemia che stiamo ancora vivendo, hanno contribuito a creare gravi forme di instabilità
che hanno portato a gravi forme di vulnerabilità. All'origine di questo processo vi è la precarizzazione del lavoro, l'instabilità reddituale, la carenza di risorse abitative, la fragilità delle reti familiari e di prossimità. Ciò ha determinato e determina un elevato rischio di isolamento sociale, di grave emarginazione e di disagio psichico. Il sistema di welfare non sono sufficienti a rispondere ai bisogni che sono derivati dai mutamenti che la società ha evidenziato negli ultimi anni e che hanno investito in particolare le grandi città come Milano. In tale contesto, l'amministrazione comunale e le politiche sociali hanno avviato un processo organizzativo e operativo finalizzato a ricomporre e integrare le risorse presenti in città, siano queste istituzionali o del privato sociale, al fine di sostenere percorsi di accompagnamento e fuoriuscita dalle condizioni di fragilità, povertà economica, educativa e sociale. I servizi sociali pertanto si rivolgono a tutta la popolazione, però attraverso una prospettiva multidimensionale che ha come obiettivo quello di tenere insieme la dimensione del singolo, della collettività, favorendo la partecipazione, la responsabilità e l'inclusione. Il Comune di Milano, seguendo i dettami della legge 328, ha avviato, e negli ultimi anni devo dire potenziato moltissimo, gli interventi di accoglienza sociale in strutture residenziali comunali e convenzionali. Seguendo quelli che erano il piano generale di sviluppo del 2011-2016, ha individuato tra le linee di intervento la necessità di aumentare l'offerta riguardante gli strumenti contro la povertà, potenziando l'accoglienza sociale dei soggetti fragili. Si è evidenziato come negli ultimi anni si è modificata la tipologia stessa degli utenti a causa di una sempre maggiore richiesta di abitazioni. Il problema abitativo ha creato fragilità, ha creato disagio. E dall'analisi infatti è emersa la necessità di aumentare l'offerta su posti di accoglienza a bassa intensità assistenziale, caratterizzati dalla presenza di un servizio di accompagnamento verso l'autonomia. E nel 2014 è partito questo processo, grazie al lavoro promosso dal Forum del Terzo Settore, dal Tavolo Permanente sulla Disabilità e dal Tavolo Salute Mentale, e si è data avvio alla realizzazione del sistema di residenzialità sociale temporanea, che non risponde solo a un problema abitativo, ma a un problema generale di fragilità, di vulnerabilità dei soggetti. La finalità del servizio è quello di fornire in via transitoria o per periodi limitati una sistemazione alloggiativa, massimo 18 mesi ma valutabile, per rispondere al bisogno abitativo di soggetti in situazioni di fragilità, sia adulti che disabili, che anziani, che nuclei con minori, per i quali bisognerebbe altrimenti ricorrere a ricoveri ad alta intensità assistenziale. Quindi offre ospitalità in strutture in condivisione con accompagnamento individualizzato, progettato sui bisogni e sulle risorse residue delle persone, ma che ha come obiettivo quello del raggiungimento dell'autonomia, sia della persona adulta che del disabile che della famiglia, o nel caso di anziani, ha l'obiettivo di mantenere o di prolungare le autonomie personali. Questo sistema può essere accompagnato anche da servizi di supporto al domicilio, soprattutto per quelle persone fragili che non sono, diciamo, autosufficienti e che non riescono a gestire in autonomia l'abitazione che il sistema offre. I destinatari sono tutti, sono anziani, naturalmente non compromessi dal punto di vista delle autonomie, che mantengono comunque un livello di autosufficienza minimo, disabili con lievi disabilità, adulti fragili e nuclei con minori. Gli alloggi che sono stati individuati sono sia alloggi in condivisione destinati a persone anziane o adulti fragili,
gli alloggi protetti destinati alle persone disabili o appartamenti questi destinati a nuclei con minori. Quello che volevo sottolineare è che non si tratta di una risposta solo al problema abitativo della persona, ma si tratta proprio di un accompagnamento sociale che sia il servizio sociale professionale che l'ente del terzo settore che gestisce gli alloggi fanno con la persona. Si definisce inizialmente un patto, definito patto sociale, costruito quindi con la persona, con l'ente affidatario, col servizio sociale che fa da regia. Attraverso la costruzione di questo patto sociale si consente di avere un monitoraggio del progetto che ha degli step, delle verifiche che di volta in volta il servizio sociale fa con la persona e con l'ente affidatario. Con questo accompagnamento sociale si intende anche informare, orientare e accompagnare la persona fragile ai servizi del territorio che possono rispondere ad altri tipi di bisogno, come il consultorio per il supporto psicologico o il CELAV per un orientamento al lavoro, quindi una riattivazione della persona da quel punto di vista, oppure banalmente accompagnarla a presentare pratiche come il riconoscimento dell'invalidità, la richiesta di case popolari, ottenimento della pensione o altri riconoscimenti o altri contributi economici che ha diritto. Promuove lo sviluppo, il mantenimento delle autonomie della persona, offre un supporto per la gestione delle risorse economiche, l'educazione al risparmio, l'educazione all'abitare in contesti di condivisione e offre supporto per la ricerca del lavoro e accompagna la persona ad uscire da un momento di fragilità, di precarietà e quindi di autonomia. Promuove l'attività di socializzazione e di aggregazione per costruire una rete di relazioni sia formali che informali sul territorio, per consentire poi alla persona, quando fuoriesce dal circuito della residenzialità sociale temporanea, avere delle reti di supporto sia formali che informali e a camminare con le proprie gambe. Serve questo accompagnamento sociale in condivisione con l'assistente sociale, quindi serve a rendere autonoma la persona, ma allo stesso tempo l'assistente sociale può valutare se questa persona in una fase iniziale, quando sta per abbandonare il circuito della residenzialità sociale temporanea, abbia bisogno di supporti, perché magari inizialmente necessita di aiuti economici concreti che gli consentano di iniziare un percorso di autonomia, quando ad esempio la persona finalmente ottiene, dopo una lunga attesa, un alloggio popolare, ma allo stesso tempo fornire un percorso di sostegno psicologico o supporti di assistenza e di cura, laddove la persona ancora mostra delle fragilità che necessitano di attenzione da parte dei servizi sociali. Concludo il mio intervento con questa riflessione, che un po' va a evidenziare l'affondo che ho voluto fare, che è quello che da soli i servizi sociali naturalmente non riescono, diciamo, a soddisfare e a coprire tutti i bisogni che i cittadini ci portano. Per cui è molto importante, e in questi anni l'amministrazione comunale è stata molto brava a realizzare questi percorsi di integrazione col terzo settore e
battere molto sul lavoro di rete, sul lavoro di comunità. Cito testualmente questa riflessione. Come organizzatore parto da dove è il mondo, così com'è, non da dove mi piacerebbe che fosse. Il fatto che accettiamo il mondo così com'è non indebolisce in alcun modo il nostro desiderio di cambiarlo in ciò che crediamo debba essere. È necessario iniziare dal mondo così com'è se vogliamo cambiarlo in ciò che pensiamo dovrebbe essere. Questo significa lavorare nel sistema. Chiudo ringraziandovi per l'ascolto. Grazie Roberto Andaloro. A mio avviso hai fatto una bellissima presentazione. Poi vediamo successivamente di vedere gli aspetti, forse c'è qualche aspetto su cui si potrebbe fare qualche osservazione. Hai descritto un modello organizzativo di supporto, di sostegno, di accoglienza, di ascolto dei cittadini con disagio psicosociale. Forse l'unico limite è il fatto che viene a coprire il bisogno emergente, cioè di quei cittadini fragili che si presentano al servizio, che si presentano alle organizzazioni del terzo settore, ma esiste tutta una fascia, a mio avviso, di fragilità che non è emergente, che è sommersa, che è di cittadini fragili, invisibili, che non accedono ai servizi. E qui c'è da fare, credo, molto ancora. E qui c'è da fare, come dicevo, un grosso lavoro di rete e di collaborazione fra i vari enti coinvolti in questo processo di aiuto. Noi intercettiamo le persone che spontaneamente si rivolgono a noi o che ci vengono segnalate naturalmente dalle altre istituzioni e dagli altri servizi dislocati sul territorio, sia ospedali, consultori, enti appunto anche del terzo settore. Il problema di intercettare gli invisibili naturalmente è un problema naturalmente irrisolto, ma penso che gli sforzi dell'amministrazione negli ultimi anni si siano rivolti proprio anche su questo, nel creare un sistema di rete e un sistema di lavoro di comunità che possa andare a intercettare anche queste persone qua. Posso dire una cosa rispetto a questo? Nel senso che nell'area, soprattutto minori, è quello che si sta facendo, perché con il progetto QB è Sì. nato proprio con Fondazione Cariplo, Comune di Milano e tutte le realtà del terzo settore, proprio per intercettare ciò che non arriva ai servizi. Quindi QB, che conosciamo tutti perché è stato presentato diverse volte, fa proprio questo tipo no, di attività. È chiaro che riguarda i nuclei con minore, quindi fragilità, povertà, soprattutto anche riguardo alla povertà no, del cibo, mancanza proprio anche da quel punto di vista. Sì, si potrebbe sicuramente allargarlo un po' in modo più trasversale, quindi magari non QB, ma utilizzando questo modello. Questo modello, esattamente.